Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui con voi perché voglio farvi un book haul. Sì, lo so, sono pessima perché ve l'avevo promesso tipo 4 mesi fa. Finalmente ho trovato un po' di tempo per girare questo video perché a differenza degli altri che di solito posto sul canale, a parte ce n'è per tutti i mesi, insomma, gli altri richiedono un montaggio più veloce, quindi riesco a trovare il tempo per girarli e montarli velocemente. Mentre i video come questo mi richiedono un montaggio molto molto più lungo perché io parlo un sacco e da tipo 60 minuti devo tagliare, devo arrivare a 15, massimo 20 minuti. Ed è per questo motivo che non li vedete spesso sul mio canale, anche se chi mi conosce un pochino, chi segue il mio canale da tempo lo sa. Io sono un'appassionata lettrice, quindi leggo tantissimi libri, compro tantissimi libri, visto che dall'ultimo book haul che ho pubblicato non ricordo neanche quanti libri ho comprato, quanti libri ho letto, ho deciso di fare una selezione e vi farò vedere quelli che ho comprato nell'ultimo mese e mezzo, anzi 2 mesi diciamo. Tra l'altro ragazzi, ho da poco aperto Instagram, quindi se vi va seguitemi lì, vi lascio magari qui sotto il link. Mando un saluto speciale a Cinzia, lei lo sa, perché è stata questa ragazza un po' che mi ha convinto ad entrare nel mondo di Instagram, perché io avevo un po' di pregiudizi, devo essere sincera. Poi è vero che ho un canale YouTube, però non mi piace per esempio Facebook, non ho Facebook, non avevo neanche Instagram. Ho deciso di aprirlo e di dare a questo social un'impostazione completamente diversa a quella che ha il mio canale. Qui sul canale vedete un po' di tutto, vedete video haul, vedete ce n'è per tutti i mesi, vedete i tag, vedete i book haul. Su Instagram invece troverete quelle che sono le mie passioni, ovvero la musica classica, il pianoforte, i libri, tanti libri e soprattutto Hummel, il mio gattone. Lì posterò tantissime foto di Hummel. Ho creato un hashtag che è Hummel von Trippen, ve la scrivo qua. Ma adesso passo a mostrarvi tutti i miei ultimi acquisti. Alcuni ho già cominciato a leggerli, ma veramente pochi, quindi sono tutti libri nuovi. Non vi farò una recensione, semplicemente vi mostrerò quello che ho acquistato. Ci terrei tantissimo se quelli di voi che hanno letto questi libri, insomma, volessero lasciarmi sotto un commentino per dire, insomma, se a loro sono piaciuti o meno. Nel frattempo io li leggerò tutti e poi magari ci potremo scambiare le opinioni anche su Instagram. Innanzitutto ho voluto comprare altri 2 libri di Nazume Soseki. Il primo romanzo che ho letto di quest'autore è stato Io sono un gatto, poi da lì è stato un colpo di fulmine, ne ho letti diversi altri. Ho voluto prendere La porta, della stessa casa editrice Neri Pozza, io ho letto E poi, anche se non mi è piaciuto tantissimo, però magari più avanti vi farò un video dedicato solamente a Soseki perché è un autore che mi interessa molto e mi piacerebbe approfondirlo. Sono curiosa di leggere anche questo suo romanzo. L'ho trovato alla Feltrinelli, veniva a 16 euro, però insomma c'era il 15% di sconto. Non so se lo sapete, ma la Feltrinelli sta facendo questa promozione che tutti i lunedì tra le 13 e le 15, ovvero nella pausa pranzo, lo sconto del 15% su tutti i libri e del 40% sulla cartoleria, i DVD e la cancelleria. Quindi wow ragazzi, immaginate, io ho intenzione di svaligiare il reparto musica classica perché ho una lista infinita di CD che vorrei comprare, quindi ne approfitterò perché il 40% comunque è tanto, mentre il 15% non è tantissimo perché alla fine su IBS, sul sito di Feltrinelli stesso oppure su Mondadori, tantissimi siti fanno il 15%, quindi diciamo che è un prezzo normale. Comunque l'ho trovato e l'ho voluto prendere e sono curiosissima di leggerlo. Sempre di Soseki ho voluto prendere anche questa raccolta di racconti che intitola Piccoli racconti di un'infinita giornata di primavera. Guardate che carina la copertina. È la prima volta che vedo qualcosa di questa casa editrice che si chiama Lindau. Il prezzo di copertina è 14,50 e anche questo l'ho preso con lo sconto. Ci sono anche delle fotografie molto belle. Questa è la casa di Soseki. Però insomma ragazzi, lo sto sfogliando adesso con voi. Anzi, forse quella era l'unica fotografia del libro. Sono super curiosa di leggere anche questo e quindi ho 2 nuovi libri di Soseki da leggere che mi aspettano. Sempre di autori giapponesi ho voluto prendere una cosa che per me è una novità. Un genere che io di solito non compro mai, ma sono stata attratta un sacco dal titolo. Questo è il mio primo manga. Chi mi conosce nella vita reale non crederebbe ai propri occhi, però ho voluto prenderlo perché mi interessava un sacco la storia e poi secondo me il titolo è bellissimo. Si intitola Una gru infreddolita, storia di una geisha di Kazuo Kamimura. Questo è un manga storico, è stato pubblicato tra il 1974 e il 1980 nella rivista Big Comic e dice che è una delle opere più rappresentative di questo autore. Io non ho letto altro, quindi non lo conosco. Se qualcuno di voi l'ha letto mi scriva sotto, insomma, se potrebbe piacermi. Io spero di sì, spero che non sia una delusione. È un libro che porterò magari in spiaggia, una lettura leggera,
anche se i temi trattati secondo me sono importanti, sono molto curiosa, magari ve ne parlerò prossimamente, non ce n'è per tutti i mesi. Secondo me è la prima volta che ci si approccia a un genere, in questo caso il manga, è sempre una scommessa. O si amano o si odiano, quindi non so come reagirò a questa lettura. Il libro racconta la storia di una bambina che viene venduta a una casa di geisha, quindi il tema è anche molto interessante. Questo l'ho preso col 15% di sconto, non ricordo il prezzo, anzi sì, qua 14 euro, quindi scontato credo 11,90 euro. Comunque di questo ve ne parlerò sicuramente in un prossimo video. Il prossimo libro che vi mostro è un libro che ho cercato tantissimo e finalmente sono riuscita a recuperare, La doppia vita di Vermeer. Chi mi segue lo sa che Vermeer è uno dei miei pittori preferiti, quindi come potevo non avere questo libro. L'autore è Luigi Guarnieri, è un libro che non vedo l'ora di leggere perché tratta il tema della menzogna nel campo dell'arte. Il genere è quello della biografia, ma la biografia che sfocia nel genere giallo, perché racconta praticamente le vicende, la vita di questo artista olandese che si chiamava Anne van Meegeren. Lo leggo perché sicuramente il nome non me lo ricordo, poi comunque il libro non l'ho ancora letto, ragazzi. La storia di questo pittore olandese che si cimentava nella riproduzione delle opere di Vermeer. Allora decise di prendere in giro tutti e escogitò un sistema secondo me geniale. Diventò così bravo che creò dei nuovi quadri. I quadri dipinti da lui girarono e furono venduti come quadri originali di Vermeer. Mise in scena una vera e propria beffa, ci guadagnò tantissimo. Ma il motivo per cui mi interessa leggere questo libro, che secondo me ha ispirato un po' il film di Giuseppe Tornatore, La migliore offerta, chi di voi non l'avesse visto, insomma, andate a vederlo perché è un film bellissimo. Il tema del falso nell'arte mi affascina tantissimo. Vedete che qui in copertina c'è il famoso quadro di Vermeer, la ragazza con l'orecchino di perla, e poi c'è anche un quadro copia. Non si capisce bene quale sia l'originale e non so effettivamente se lui ha copiato anche questo quadro, però lo saprò prestissimo perché questa sarà una delle mie prossime letture. È stato pubblicato negli Oscar Mondadori e il prezzo di copertina è 13 euro. A metà di aprile c'è stato il mio compleanno, quindi ho deciso di farmi regalare anche due libri. In particolare questo qua di Jacques Le Goff, Eroi e meraviglie del Medioevo. Si tratta di un libro illustrato che è stato pubblicato per la casa editrice La Terza. Io di Jacques Le Goff ho letto praticamente tutti i suoi libri, questo mi mancava. L'avevo visto in libreria e mi ispirava un sacco perché è un libro illustrato, sembra un po' quei libri per i bambini, ma in realtà sarebbe un saggio. Tra l'altro c'è anche un capitolo dedicato all'unicorno. Sapete che io sono appassionata di Medioevo, questo qua l'ho già in parte letto, anzi ho cominciato a leggerlo, poi mi sono stufata perché alla fine l'ho trovato un testo molto divulgativo. È un libro molto bello per le illustrazioni, guardate qua ci sono anche delle miniature, ci sono anche delle riproduzioni di codici, però purtroppo l'ho trovato molto molto divulgativo. Rispetto agli altri saggi di Le Goff non è minimamente confrontabile. È un libro molto bello per chi sa poco di Medioevo, ma chi l'ha studiato, chi è appassionato e ha letto tantissime altre cose, questo non lo consiglio perché alla fine vi dice delle cose note. Se avete un minimo di infarinatura sul Medioevo e volete approfondire, questo può anche andare bene, però se già avete letto diverse cose tipo me, questo non ve lo consiglio perché comunque sì, non costa tanto perché costa 18 euro. È vero che è bello da vedere, poi ha questo formato un po' strano. Vedete rispetto a un libro Neri Pozza com'è? Ha un formato veramente strano. Tra l'altro nella libreria non so neanche come metterlo perché sporge in fuori, perché vedete che è più largo. Mi aveva attratta all'inizio proprio perché è scritto da Le Goff, uno dei massimi storici del Medioevo. Mi è un po' deluso, quindi questo non mi sento di consigliarvelo. Un altro libro che ho ricevuto per il mio compleanno, e questo sono super contenta perché lo volevo prendere, è questo Abecedario di un pianista, scritto da Alfred Brendel, e chi di voi conosce la musica classica sa che è un bravissimo pianista. Chi meglio di lui poteva scrivere un abecedario di un pianista? Questo è stato pubblicato nella piccola biblioteca Delphi. Interessante la struttura di questo libro perché è fatto proprio come un abecedario, cioè praticamente diviso tutto nelle lettere dell'alfabeto. Inizia con la lettera A, la prima parola è accenti. Comincia a parlare per esempio degli accenti musicali. Sotto la B come prima voce troviamo Bach, le sue osservazioni su Bach. Oltre a parlare di musicisti c'è molto spazio anche dedicato alla tecnica pianistica ed è interessante proprio perché è scritto da un virtuoso del pianoforte. Vedete, poi ci sono anche dei disegni. Per esempio sotto la S c'è studio di un brano, sotto la T troviamo trilli.
Questo può essere molto interessante anche per chi di voi magari si sta cominciando ad approcciare adesso alla musica classica e vuole una specie di prontuario. Io non l'ho ancora letto, ma so già che mi piacerà un sacco. Tra l'altro di Brendel ho il cofanetto con tutte le sue incisioni. Quindi è un musicista che stimo tantissimo, che mi piace ascoltare, e sono curiosa anche di leggere qualche cosa di suo. Sempre nella piccola biblioteca degli Adelphi ho da mostrarvi anche questo, che in realtà forse risale a più di 2 mesi fa, però ci tenevo a mostrarvelo perché è un libro che ho letto e mi è piaciuto veramente tanto. Si intitola Amore ed è di questo scrittore giapponese vissuto nel Novecento che si chiama Inoue Yasushi. Sicuramente chi di voi sa il giapponese mi potrà correggere qui sotto, però veramente non so come si pronunci. È vissuto tra il 1907 e il 1991 ed è stato uno degli scrittori giapponesi, diciamo, più grandi del Novecento. In questo libro sono raccolti 3 racconti: Giardino di roccia, Anniversario di matrimonio, La morte, L'amore e le onde. In particolare mi è piaciuto tantissimo il 3° racconto. Sono tutti e 3 molto belli, però il 3° secondo me ha qualcosa di speciale. Più che la scrittura, che alla fine è molto semplice, di questo autore mi sono piaciute le tematiche che tratta. Se qualcuno di voi avesse letto questo libro, me lo scriva sotto, magari chiacchieriamo un po'. Di questo autore ho letto solo questi 3 racconti, so che ha scritto diversi altri libri, quindi in futuro sicuramente li recupererò. Se avete letto qualche suo libro e volete consigliarmelo sotto, vi ringrazio in anticipo. Ve lo consiglio, non lasciatevi fuorviare dal titolo, perché più che di amore questo libro parla di morte. Passiamo a tutt'altro genere. Ho voluto prendere Domare l'infinito di Ian Stewart, non so se si pronunci così. Comunque è una storia della matematica dagli inizi alla teoria del caos. Mi sembra un libro molto molto interessante, anche molto lungo, ragazzi, perché sono circa 370 pagine. In sostanza si tratta di un classico divulgativo sulla storia della matematica, ma visto che io comunque ho solo un'infarinatura di base e vorrei approfondire, potrebbe essere una lettura utile. Il prezzo di copertina è 14,50. Leggo qui dietro che l'autore è membro della Royal Society ed è docente emerito di matematica all'Università di Warwick, pubblicato dalla Bollati Boringhieri, quindi dovrebbe promettere bene. Se qualcuno di voi l'avesse letto, me lo scriva sotto. Sempre di quel genere ho voluto prendere Geometria fantastica, i poliedri e l'immaginario artistico nel Rinascimento di David Wade, pubblicato per la casa editrice Sironi. E ragazzi, questo libro ha una storia. L'ho visto per la prima volta nel bookshop della mostra che avevano fatto qui a Milano, la mostra di Escher, e me ne sono innamorata perché l'ho sfogliato un attimo e ho detto wow, cioè questo libro è super super interessante. Un sacco di riproduzioni di disegni antichi, guardate, vedete? Non so niente di questo autore, l'ho preso a scatola chiusa. Il libro in sé è anche molto bello perché ha la copertina rigida cartonata, viene 23 euro. È un libro che tratta un po' la storia della geometria, ma è una geometria un po' sui generis, per esempio la geometria che ha alimentato le teorie pitagoriche, quelle di Platone, quelle di Archimede. È una geometria fantastica, immaginifica, quella geometria praticamente del Rinascimento. Le tavole contenute in questo libro sono bellissime, non vedo l'ora di leggerlo e sono contentissima di averlo acquistato. Veniamo al pezzo forte di questo bucolo, almeno per me. Probabilmente voi avrete già chiuso tutto, però insomma io sì, lo so, sono un po' noiosa, e anche per questo che negli altri miei video cerco di far emergere la parte un po' più amena della mia personalità, perché altrimenti vi annoierei a morte. Comunque guardate qua, questo è stato uno dei miei regali di compleanno e direi che è stato forse il mio preferito perché lo desideravo da tantissimo. Questi libri sono molto costosi, non so dirvi il prezzo proprio perché è stato un regalo. Sicuramente ve lo metterò qui sotto quando cercherò tutti i link per farvi la scheda insomma nell'info box, quindi se vi interessa cliccate sotto e trovate tutti i link diretti. E si tratta dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, che ovviamente io già possedevo, però questa, ragazzi, è l'edizio Princeps. Infatti qui sotto c'è scritto secondo l'edizio Princeps del 1516. Come sapete l'Orlando Furioso definitivo è quello uscito nel 32. Io ovviamente ho studiato sull'edizione del Furioso del 1532, curata da Segre de Benedetti nell'edizione dei Meridiani Mondatori, e possiedo anche questa qua curata da Caretti. Però volevo assolutamente questa perché è uscita da poco, è un'edizione critica della Princeps del 1516. La volevo assolutamente perché questa è la prima fase di elaborazione, la prima stesura dell'Ariosto di questo testo meraviglioso, che se non avete letto, ragazzi, cioè io vi invidio, perché è una delle letture più belle che si possono fare nella nostra lingua. Il caso del Furioso è molto interessante perché l'autore ha curato tutte le edizioni, c'è uscita quella del 16, poi ne è uscita una del 21
e infine è uscita quella del 32 definitiva. Ed è bello vedere come si modifica, come cambia il testo, prende una forma diversa tra un'edizione e l'altra. Entrambe le edizioni possiedono una loro originalità, una loro organicità, ed è bello vedere proprio le differenze. In questo caso i curatori sono due, sono Tina Matarrese e Marco Praloran. Io ho già letto l'introduzione che è stata scritta dalla Matarrese, perché purtroppo Praloran è morto prima di vedere la fine, insomma, di questo lavoro. Sono quelle edizioni critiche che veramente ti metti lì e dici wow, c'è il testo e poi c'è tutto l'apparato critico. Sono contentissima di averla proprio perché volevo fare confronto con un'altra edizione critica, sempre della Princeps del 1516, però questa era uscita un bel po' di tempo fa ed era stata curata da Dori Gatti. Leggendo l'introduzione ho realizzato che il testo che hanno deciso di utilizzare questi due studiosi alla fine è quello dell'edizione Dori Gatti. Sì, loro hanno fatto un apparato critico sicuramente più ricco, perché vedete comunque che le note sono belle e fitte, ma alla fine le scelte di lezione sono quelle di Dori Gatti, quindi il grosso del lavoro diciamo che ce l'avevano già, però è interessante sicuramente leggere il commento. Ovviamente questo mi sento di consigliarvelo solo se siete degli appassionati, perché se non avete mai letto l'Orlando Furioso comprate l'edizione dei Meridiani, anzi sotto magari vi metto anche quella dei Meridiani Mondadori, quella curata da Cesare Segre, che secondo me è ottima. Prima leggete quella, poi come sfizio, come curiosità, insomma, anche questa ve la consiglio, diciamo che ve la mostro perché è una cosa a cui tengo, però non so quanti di voi potrebbero interessarsi a queste cose. Infine, l'ultimo libro che ho comprato, e questo lo devo a una delle mie iscritte, di cui purtroppo adesso non ricordo qui il nome, però è una ragazza che praticamente mi ha commentato il Ce n'è per tutti i mesi di 2 mesi fa. Vi facevo ascoltare un brano di Schubert e ci siamo messi a parlare dei commenti della Winterreise. Mi aveva consigliato questo libro che si chiama Il viaggio d'inverno di Schubert di Jan Bostridge. È un libro un po' come quello di Brendel, scritto da un musicista. E Jan Bostridge è un tenore molto molto bravo. Sono stata molto contenta di quel commento perché non sapevo che questo tenore fosse anche uno scrittore che avesse scritto questo libro, questa specie di saggio che si intitola Il viaggio d'inverno di Schubert. Il sottotitolo è Anatomia di un'ossessione. In sostanza è una guida all'ascolto molto approfondita di un'opera di Schubert che io amo, cioè un ciclo di Lieder che si chiama Winterreise. È un'opera che io amo tantissimo e se non conoscete Lieder di Schubert ve la consiglio. In particolare ho voluto comprare assieme al libro anche CD con l'interpretazione di Jan Bostridge, così insomma posso leggere questo mentre ascolto proprio il tenore che interpreta quest'opera. È un bel librone di 360 pagine, è stato pubblicato presso il Saggiatore. Io di questa collana ho altri libri scritti da musicisti. Ho cominciato a leggerlo, vedete, ho proprio letto solo l'introduzione, le prime 20 pagine, e devo dire che mi piace anche molto come scrive. Ha uno stile molto scorrevole, secondo me potrebbe piacere anche chi si sta approcciando adesso alla musica classica e vuole conoscere meglio Schubert, perché sì, è vero, parla di un'opera sola, cioè il ciclo di Lieder, le Winterreise, però ci sono tantissimi riferimenti alla sua vita, alle sue lettere, c'è un po' di tutto. Io l'ho appena iniziato, però so già che mi piacerà tantissimo. Ok ragazzi, io vi ho mostrato tutti i miei acquisti di libri degli ultimi mesi, spero di non avervi annoiato troppo perché ho parlato un sacco. Grazie se siete arrivati alla fine del video, vi mando un bacio, un abbraccio e se volete ci vediamo al prossimo.